Come appendo le mie piante al soffitto? Come le faccio arrampicare sulle pareti oppure sulla trave? Questa è una delle domande che mi fate più spesso. Oggi ho deciso di mostrarvi la soluzione che abbiamo adottato in camera da letto e anche di mostrarvi come realizzo un pratico appendipiante in corda per far scendere le nostre piante dal soffitto. Qualche tempo fa in un video vi ho mostrato la nostra indecisione sul da farsi con i pothos che abbiamo in veranda. Infatti quella zona della casa in inverno è molto fredda e l'anno scorso li abbiamo lasciati appesi, arrampicati al soffitto e tantissime foglie sono ingiallite e la pianta ha sofferto molto. Quindi quest'anno avevamo due opzioni tra cui decidere, quella di lasciarli comunque in veranda ma più a ridosso della parete in modo che ricevessero un po' del calore della casa, oppure di portarli direttamente dentro. Sono molto grandi e sono molto lunghi, quindi come prima opzione abbiamo deciso di provare a lasciarli fuori. In realtà però nelle ultime settimane la temperatura è scesa moltissimo qui a Milano e quindi abbiamo cominciato a vedere che stavano facendo molte foglie gialle e quindi che anche quest'anno i nostri pothos stavano soffrendo troppo. Abbiamo così deciso di portarli all'interno e ovviamente il problema come al solito è sempre quello dello spazio. Quindi avevamo anche qui due opzioni, o appenderle di fronte alla finestra della cucina, quindi un'esposizione in pieno ovest dove di fronte alla finestra le piante avrebbero ricevuto un'ottima luce, oppure in camera da letto dove già abbiamo dei pothos ma la luce è molto minore. In realtà, siccome in cucina non abbiamo alcuna predisposizione a soffitto, abbiamo pensato con Roberto di provare a tenerli prima in camera da letto, dove invece la predisposizione è già perfetta. E nel caso dovessero non mostrare dei segni di grande felicità, allora a quel punto migrarli in cucina. Prima di mostrarti l'allestimento e il risultato finale in camera da letto, ho pensato di guidarti in un breve tutorial per creare un semplice portapiante in corda come questi che utilizziamo per portare in casa i nostri pothos giganti. Il portapiante è un accessorio diventato davvero comunissimo, si trovano tanti artigiani locali oppure negozi specializzati in piante che li vendono già pronti e sono molto belli, spesso realizzati con la tecnica del macramè, che è una tecnica tradizionale della nostra cultura italiana. Quello che faccio io in realtà è proprio un portapiante molto semplice, quindi adesso ti faccio vedere come realizzarne uno che possa essere adatto a qualunque tipo di soluzione. Ho creato anche una lista su Amazon proprio adatta a questo per chi vuole appendere le piante, in cui potete trovare i materiali che utilizzo io, quindi quelli che vedremo adesso nel tutorial, ma anche dei prodotti già finiti tra cui si può scegliere, magari con proposte anche colorate, ganci trasparenti per far correre le vostre piante su una trave oppure su una parete e tante altre cose utili proprio per la sospensione delle piante di casa. Per fare questo piccolo tutorial ci serve un centimetro per prendere le misure, una forbice, della corda, io scelgo questa sottile bianca perché si nasconde molto bene con il colore della nostra parete. Poi è possibile utilizzare anche un gancio tipo questo in ferro oppure anche un anello in legno se vi piace di più. Anche un assistente potrebbe essere utile ma non indispensabile perché spesso quando si ha a che fare con cordini di questo tipo fa un po' di pasticci. Chi lavora il macramè fa dei lavori molto elaborati, davvero belli. Io conosco alcuni nodi base del macramè che mi ha insegnato Giovanna, la mamma di Roby, che ama molto questa tecnica. In realtà questo per esempio che mi è stato regalato è stato fatto con estrema cura. Quello che andiamo a realizzare oggi è uno schema molto semplice perché come vedrete poi nel suo utilizzo non si vedrà quasi niente del portapianta, ma rimarrà completamente coperto. Quindi dei nodi semplicissimi alla portata di tutti sono quelli che vi mostro adesso in questo tutorial. Prendiamo della corda e direi che è meglio rimanere un po' abbondanti quando non si sa bene quello che servirà, quindi in generale io parto con una lunghezza di un paio di metri di solito e mi servono 4 pezzi da 2 metri, quindi vado a tagliare dal mio rocchetto le lunghezze che mi occorrono. Ok, quindi abbiamo 4 corde
da 2 metri circa l'una e ci serve, io utilizzo il gancio in metallo. Il nodo che facciamo a questo punto è molto molto semplice, quindi accoppio 2 delle corde esattamente piegate alla loro metà. E le infilo all'interno dell'anello metallico. E vado a tirare. In questo modo ho creato il primo nodo semplice con 4 corde a questo punto. Sistemo anche le altre. Trovo il centro, le accoppio, le passo nell'anello di metallo. Creo un'ausola all'interno della quale porto le code e tiro forte. Una volta a questo punto potremmo anche procedere semplicemente con i nodi successivi. Per renderlo un po' più bello e un po' più elaborato rispetto a questi nodi semplicissimi, possiamo provare a ricreare con un nodo a cappio più o meno questa struttura. È semplice, basta prendere un altro pezzo di corda, non tanto lunga, direi un 40 cm, e andare a fare un nodo a cappio, quindi parto con un'asola alta, creo questo passaggio e incomincio a girare, ad avvolgere, e comincio ad avvolgere tutte e 4 le corde. Quando arrivo in corrispondenza dell'asola che avevo creato, ci passo all'interno e tiro forte il capo da cui tutto è iniziato. In questo modo la fine del lavoro entra all'interno del nodo e sparisce. Ecco fatto. Una volta che abbiamo assicurato questa fase, possiamo semplicemente andare a tagliare l'eccesso di corda. Bene, a questo punto abbiamo il nostro gancio con le nostre corde che discendono e dobbiamo semplicemente andarle ad accoppiare con dei nodini semplici. Quindi diciamo che ne faccio un primo a circa 10 cm. E poi, una volta che ho realizzato il primo, prendo a campione questa misura e la replico per le altre coppie. Una volta che ci troviamo a questo punto, siamo pronti a fare il secondo giro di nodi. Quindi dobbiamo accoppiare le nostre corde in modo differente. Praticamente della prima coppia vado a creare questo, nella seconda faccio questo, poi avremo questo e infine questi due che sono rimasti agli estremi li andremo ad unire. Quindi prendo la prima nuova coppia e faccio un nodo a circa 10 cm dal precedente. Come è successo per prima, questa nuova misura sarà quella che userò adesso a campione per fare tutti gli altri. Quindi annodo anche la seconda nuova coppia. E via dicendo per le altre due. A questo punto non ci resta quindi che fare un nodo per chiudere il nostro lavoro. Lo faccio sempre a circa 10 cm dall'ultimo nodo che abbiamo fatto e vado praticamente a fare un nodo semplice con tutte e 4 le coppie
Come funziona per appendere le piante? Semplicemente adesso dobbiamo far passare la nostra pianta all'interno di questa rete che abbiamo creato e poi la andremo a sospendere. Questa è una fase un po' delicata perché bisogna fare attenzione a non danneggiare le foglie. E soprattutto con i vasi più grandi con cui lo faremo dopo per la camera da letto, sicuramente mi farò dare una mano da Roby, perché quando i rami sono molto lunghi la pianta è più difficile da gestire. Ecco fatto. Ora che vi ho mostrato come realizzo i miei portapiante, non ci resta che farvi vedere la trasformazione della nostra camera da letto in una vera giungla. Come vi avevo già anticipato, qui in camera da letto abbiamo già la predisposizione perfetta perché abbiamo due punti luce che scendono sui comodini che arrivano fino a soffitto, e lì a soffitto abbiamo degli anellini con il tassello che sostengono appunto questa caduta del filo. In questo modo abbiamo semplicemente dovuto mettere un gancio ad esse, a quell'anellino, a cui poi andremo ad appendere il nostro portapiante che abbiamo appena realizzato con i pothos. Nel caso invece non ci fosse già una predisposizione, si fa di solito un foro a soffitto con un tassello della misura del 5 o del 6 in base al peso del vaso che deve essere sostenuto. In questo caso noi abbiamo dei tasselli del 6 perché il vaso è piuttosto importante e comunque avevamo già predisposto perché ci fosse questa possibilità. Il tassello migliore che potete scegliere è quello ad uncino, in modo tale che semplicemente andando poi ad agganciare la struttura è già tutto pronto. Allora, il pothos si è appeso, i rami però sono lunghissimi e in questo modo danno fastidio anche al comodino, quindi la mia idea è quella di ricreare una specie di tendina, quindi di portare sopra i rami più lunghi e le foglie, in modo tale che anche quei cavi, che sono i cavi elettrici che avevamo utilizzato un po' a mo' di decorazione, ritrovino un senso. Infatti non mi convincevano più tanto così spogli, ma adesso magari appoggiandoci i rami del pothos ritrovano un loro significato. Ok, il gioco è fatto, fine delle acrobazie, i pothos sono al loro nuovo posto. Come vi sembra? Vi è piaciuto? Lasciatemi un like, magari se questo progetto vi è piaciuto, o scrivete un commento, che è un modo che potete utilizzare per sostenere questo nostro lavoro di creazione di video settimanali. Ora però dobbiamo venire alle note dolenti. Perché? Perché per bagnare questi pothos e per prendercene cura bisogna avere alcuni accorgimenti. Quando si crea infatti un progetto di questo tipo bisogna tenere a mente anche poi dopo la manutenzione che richiede. Quindi se vi state chiedendo come facciamo ad innaffiarli, per prima cosa mi faccio aiutare da Roberto perché sono molto in alto e arrivare tutte le volte con la scala sarebbe troppo scomodo. Quindi lui con la sua altezza e un semplice sgabello è in grado di innaffiarli molto facilmente. Per non allagare però la stanza abbiamo scelto di tenerli nei vasi senza buchi di drenaggio, senza fori di drenaggio, in modo tale che se anche ci dovesse andare un pochino più di acqua comunque non scollerebbe da sotto. L'altro accorgimento che ho tenuto di conseguenza è quello di mettere circa 3 dita di argilla espansa sul fondo, in modo tale che comunque anche se dovessimo mettere un po' più acqua del dovuto il pothos non rimane a contatto con le radici direttamente in acqua, ma si trova soltanto con un substrato un po' più umido del normale. Inoltre ho scelto anche una pianta molto robusta, molto resistente per fare questo tipo di lavoro, oltre che una pianta che io conosco perfettamente bene, che mi parla con le sue foglie, quindi capire quando avrà bisogno di acqua per me sarà semplice perché le sue foglie sono un po' meno turgide, un po' meno toniche, e quindi lo capisco immediatamente se hanno bisogno di acqua senza dover andare diciamo ad infilare il dito o un bastoncino facendo la prova della terra. Quindi scegliere delle piante semplici, scegliere delle piante che si conoscono, che abbiano magari una crescita rapida, perché per ottenere un progetto di questo tipo bisogna avere anche delle piante già grandi o che comunque sappiamo che possono supportarci con una crescita vigorosa.
Il sistema che vi ho mostrato per appendere le piante al soffitto è un sistema che potrebbe essere davvero utile in questo periodo invernale in cui dobbiamo trovare per forza dei posti un po' più luminosi per le nostre piante d'inverno. Di come sceglierle invece in partenza già giuste per la quantità di luce che abbiamo in casa, per le nostre abitudini, per scegliere delle piante fedeli per un lungo periodo, ho parlato nel mio ebook Casa Verde Casa. Trovate il link al mio ebook in descrizione a questo video e a tutti gli altri che ho pubblicato precedentemente e io spero che in quel piccolo libro voi possiate trovare un modo per approcciarvi al plant shopping in un modo più consapevole e meno consumistico, cercando delle piante che possano veramente farvi compagnia sul lungo periodo con grande soddisfazione. Se non siete iscritti ancora a questo canale, siete capitati qui per la prima volta, questo è il momento giusto per cliccare sul tasto iscriviti, attivando la campanellina, riceverete una notifica ogni volta che pubblichiamo un video nuovo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine, vi mando un caro saluto e ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao e a presto!